l'Europa deve muoversi subito, e l'Italia è la guida dell'Europa. Gli Stati Uniti sono scappati, niente incredibile di Biden. Bisogna arginare il terrorismo islamico non solo in Afghanistan, ma in tutto il resto del mondo, Italia ed Europa comprese, quindi non bisogna riconoscere il regime talebano, anzi bisogna combatterlo, bisogna sostenere gli afghani e le afghane che si stanno ribellando, che stanno manifestando in piazza, ma non a parole, coi convegni o con riunioni che verranno fatte fra un mese. Adesso, se la comunità internazionale vuole intervenire adesso in Afghanistan, fa il bene di quei ragazzi e fa il bene dell'Italia e dell'Europa. Se non si interviene adesso sarà troppo tardi. Prego. Grazie mille. Senatore, oggi Casini è riuscito, su un tema così delicato, a riunire tutti i leader dei principali partiti. Diciamo, queste grandi doti di diplomazia possono inserirlo anche nel discorso più ampio di Quirinale. Non parlo di Quirinale fino a gennaio. Non tiro per la giacchetta nessuno e non mi permetto di mettere qui o là Draghi, Mattarella o nessun altro. Fra salute, lavoro, scuola, tasse, riforma delle pensioni, cartelle di Equitalia, avremo un autunno e un inverno densi e intensi, quindi di Quirinale parleremo a febbraio. Senatore, scusi, il presidente Draghi sembra insomma intenzionato ad estendere il Green Pass alla pubblica amministrazione già la prossima settimana. La Lega che cosa ne pensa? Non commentiamo ipotesi, commentiamo proposte, quindi aspettiamo che il presidente Draghi ci dica che cosa ha in mente. Numeri, fatti, guarigioni, tamponi, vaccinati e ricoverati alla mano, vedremo come procedere. Intanto io ringrazio i 40 milioni di italiani già vaccinati liberamente, senza nessun obbligo o costrizione. Spero che altri facciano questa scelta, ritenendo sempre che va tutelata la libertà e il lavoro dei 12 milioni di italiani che ad oggi ancora non hanno, spesso per impossibilità, il Green Pass, e quindi non si possono rinchiudere in casa 12 milioni di persone. Grazie. Grazie a voi.